Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 26, 27, 26 e 31 maggio 1899. Questa mattina mi trovavo in un annientamento di me stessa fino a sentirmi esosa ed infastidita. Mi pareva di essere la più abominevole che trovarsi potesse. Mi vedevo come un piccolo verme che si volgeva e rivolgeva, ma sempre lì nel fango rimanevo, senza poter dare un passo. Oh Dio, che miseria umana! Eppure dopo tante grazie elargite mi sono così cattiva ancora. Il mio buon Gesù, sempre benigno con questa mia miserabile peccatrice, è venuto e mi ha detto: il disprezzo di te stessa allora è lodevole quando è ben investito dallo spirito della fede. Ma quando non è investito dallo spirito di fede, invece di farti bene ti potrà nuocere, perché vedendoti quale tu sei, che non puoi fare niente di bene, sconfiderai, rimarrai abbattuta senza fidarti di fare un passo nella via del bene.
ma appoggiandoti a me, cioè investendoti dallo spirito di fede, verrai a conoscere e disprezzare te ed insieme a conoscere me, confidando di poter tutto operare con l'aiuto mio. Ed ecco che facendo in questo modo camminerai secondo la verità. Quanto bene ha fatto all'anima mia questo parlare di Gesù. Ho compreso che devo entrare nel mio nulla e devo conoscere chi sono io, ma non devo lì fermarmi, perché subito dopo, conosciuta me stessa, devo volare nel mare immenso di Dio e lì fermarmi ad attingere tutte le grazie che bisognano all'anima mia. Altrimenti la natura resta infiacchita e il demonio cercherà sempre mezzi per gettarla nella sconfidenza. Sia benedetto sempre il Signore e tutto a gloria sua, sempre sia. Questa mattina, stato nel mio solito stato, il mio adorabile Gesù è venuto e nell'atto stesso ho veduto il confessore. Gesù si mostrava un po' dispiaciuto con lui, perché pareva che il confessore volesse che tutti approvassero che fosse opera di Dio il fatto mio, e voleva quasi convincere col manifestare qualche cosa del mio interno ad altri sacerdoti. Gesù si è voltato al confessore e gli ha detto: "Questo è impossibile. Finanche io ebbi dei contrari e da persone delle più ragguardevoli ed anche da sacerdoti ed altre dignità ebbero che ridire sulle mie sante opere fino a tacciarmi di indemoniato. Questi contrasti, anche da persone religiose, io li permetto per fare che a suo tempo possa più rilucere la verità. Che tu vuoi consigliarti con due o tre sacerdoti dei più buoni e santi ed anche dotti per averne lume, ed anche per fare ciò che voglio io nelle cose da farsi, quale il consiglio di buono alla preghiera, questo io lo permetto, ma il resto no. Sarebbe un voler farne scioppio delle opere mie e metterle in burle, ciò che molto mi dispiace." Poi disse a me: "Quello che voglio da te è un operare retto e semplice, che del pro e contro delle creature non ti curare, lasciale pensare come vogliono senza prenderti il minimo fastidio. Che il volere che tutti fossero favorevoli è un voler fuorviare dall'imitazione della mia vita." Allora, sono molto belle queste due meditazioni, belle e istruttive su alcuni aspetti delicati della vita interiore e quindi conseguentemente anche della vita nella divina volontà. Noto che l'ascetica cattolica ha sempre insegnato il capitolo molto importante, anche se delicato, del disprezzo di se stessi, l'abnegazione di sé, è noto in molti con diversi appellativi in letteratura, la bassa considerazione di se stesso, no? Che ha origini bibliche. San Paolo scrive: "Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi." Ecco, però questo esercizio, potremmo chiamarlo, che porta, diciamo, ad uno stato interiore assai profittevole per l'animo, perché è una delle caratteristiche e delle proprietà dell'umiltà, che è tra le virtù più care a Dio. Non è la più grande virtù, perché la più grande virtù è la carità, ma ci sono motivi di pensare che, se non la più importante, sia tra le più importanti, perché sta scritto che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, quindi senza l'umiltà non si possono avere le grazie di Dio, quindi senza le grazie di Dio non si può avere nessuna virtù. Quindi è tanto importante che noi rimaniamo sempre in questa valle santa. E anche il discorso seguente che Gesù fa circa, vedete qui, la tentazione del sacerdote di andare a cercare approvazioni universali, no? E anche l'esortazione che Gesù fa a Luisa: "Non ti preoccupa, non ti curare di avere consensi universali", quindi dei pro e dei contro, e non volere affatto che tutti ti siano favorevoli, perché così non può essere, così non fu per me. Chi è che deve essere a noi favorevoli? Dio deve essere a noi favorevole.
Quindi c'ho il filo rosso che accomuna questi due capitoli, apparentemente e certamente per certi aspetti distinti, è questo. Cioè, noi dobbiamo vivere nella verità di noi stessi, che poi ha una profonda nudità, termine caro a San Giovanni della Croce, davanti a Dio. Ricordando quelle auree parole che non so quante volte le ho ripetute, non so quante catechesi, prediche, dell'imitazione di Cristo, ma sono copiate da San Francesco d'Assisi, che quanto ciascuno vale agli occhi di Dio, tanto egli è. Niente di più e niente di meno. E che se anche tutti ci dicono bravo e tu sei cattivo agli occhi di Dio, cattivo rimani. E se tutti gli dicono cattivo e tu buono agli occhi di Dio sei, buono rimani. Nella Divina Volontà noi sappiamo, questa è una delle cose proprio a mio avviso più belle in assoluto. Non solo più belle, ma anche che sono tra le più sicure in assoluto, perché abbiamo visto quante volte Gesù richiama il fatto che anche molte opere buone non hanno nessun valore ai suoi occhi, perché sono compiute non per amore di Dio e per piacere a Lui, ma per tanti altri secondi fini, a volte per trarre un interesse, per essere ritenuti santi, per avere il consenso delle persone, per quieto vivere, non lo so, per mostrarsi gradevoli, specialmente su alcune virtù oggi tanto di moda, tipo la carità, tipo l'accoglienza, tipo la solidarietà, eccetera, eccetera, no? Ecco. Immagini, diciamo, di cristianamente piacioni che a volte qualcuno vuole dare in giro, no? Ma quelle cose non contano niente agli occhi di Dio. Cioè, io ritengo che una delle cose fondamentali, più importanti, che a chi lo comprende struttura proprio e causa il cammino della Divina Volontà, è insegnarti a vivere davanti a Dio e basta. Certamente non possiamo fare un intimismo assoluto, come dire, e estrinseco che tolga ogni mediazione ecclesiale, nessuno sta dicendo questo, no? Perché noi possiamo anche illuderci e prendere lucciole per lanterne, quindi c'è la mediazione sacramentale, c'è il confessore, per chi ne ha il bisogno c'è il direttore spirituale, eccetera. Però il senso in cui si dice questa cosa è che noi dobbiamo imparare a muoverci, ad agire al cospetto di Dio. Ma chi di noi si può vantare davanti a Dio e può dire io ho fatto qualcosa? Chi? Chi di noi dinanzi a Dio può dire io conto qualcosa, io valgo qualcosa, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, no? Pensiamo a quanto quando andiamo dinanzi alle creature, a volte pure davanti ai confessori, d'accordo, che stanno a volte, cioè, delle chiamiamole confessioni, ma confessioni non sono, che sembrano il discorso del fariseo e del pubblicano, no? Io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ma cioè, in confessione non si dicono le cose presunte, tra l'altro, falsamente buone che si pensa di aver fatto, tra l'altro attribuendole a se stessi. In confessione si dicono i peccati che abbiamo commesso, le imperfezioni, volontarie o involontarie, o anche le tentazioni, o è altra la materia della confessione, no? Allora, qui la conoscenza di se stessi profonda, questa dobbiamo chiederla al Signore, e a tal fine dobbiamo anche usare, come il Signore stesso fa, anche i nostri fallimenti, i nostri momenti negativi che ci sono stati nella nostra esistenza. Anche i grossi scivoloni, se ci sono stati, anche i momenti, se qualcuno li ha avuti, in cui il demonio ci ha trattati veramente come zimbelli, si è fatto gioco di noi. A volte, sapete, il repertorio di un prete è molto vasto, anche approfittando magari della buona fede, però, ecco, una buona fede che non giustifica quando c'è troppa fiducia in se stessi, ecco, e poca disponibilità al confronto, al dialogo e soprattutto all'obbedienza, no? Ora, c'è un bel libro, tante volte anche di questo ho parlato in tante prediche, che è L'arte di trarre profitto dai nostri peccati, di Jean Tissot, che lessi tanti anni fa, ma rimasi molto edificato, no?
Perché noi dobbiamo utilizzare anche queste cose che certamente hanno offeso Dio, non piacciono a Dio, no? Come strumento, noi abbiamo questa risorsa in più. Alla Madonna bastava la coscienza della propria nullità, perché lei non aveva peccati, noi sì però. E guardate che guardarsi, però, vedete come spiega Gesù, la conoscenza di se stessi va unita allo spirito di profonda fede, d'accordo? Perché c'è anche il demonio che fa fare le stesse cose. Cioè, il demonio a volte ti rimette in faccia i tuoi peccati per indurti alla disperazione, d'accordo? A dire: guarda che hai fatto, Dio non ti perdonerà mai, non come fai a perdonarti una cosa di questo genere, questa è troppo grossa, a destra e a sinistra, no? Questa è un'operazione satanica, però capite, il contenuto è lo stesso. Oppure quando magari uno si vede miserabile, buono a fa niente. E gli viene la depressione e comincia a dire: ah, ma tanto può, non fa niente, che se ne fa uno sto signore di me, ah, se è meglio che mi do all'ippica, che mi vada a rinchiudere, che mi ritiro, eccetera. No, pensate alle reazioni che si possono avere anche dinanzi ai fallimenti di vita, no? A tutti i livelli. Io conosco quelli dei preti, ognuno conoscerà i propri, no? Quindi senza la luce della fede, questo è satanico, è nefasto. Cioè, la luce della fede che cosa ti mostra? Ma ti mostra che Gesù l'ha sempre sapute queste cose, capisci? E alcune le ha anche permesse. Perché tu, libro del Deuteronomio di origine biblica, conoscessi quello che c'è nel tuo cuore. Se uno studia anche un pochettino, studia brutto, medita un po' le vicende bibliche, no? Israele sta 40 anni nel deserto, poi Dio lo spiega perché 40 anni. Perché ti umiliassi e conoscessi quello che c'è nel tuo cuore. E se tu avessi servito Dio, sì o no, e Israele nel deserto hanno fatto tutti i colori, vitelli d'oro, Massa e Meriba, le questioni, litigi contro Mosè, torniamo in Egitto, stavamo meglio quando stavamo peggio, tutte queste cose qui, fino al punto che a un certo punto Dio ha detto: tutti quelli che me l'hanno detto in sacca e in asporto non ce li faccio entrare nella terra promessa, non ci sono entrati, non c'è stato manco Mosè. Però poi nel Deuteronomio, che è una rilettura di tanti eventi, lo spiega. Dice: il deserto, se noi vediamo il percorso che ha fatto Israele dall'Egitto alla Terra Santa, cioè se uno lo vede, ho capito, 600.000 persone a piedi, ma ci possono mettere 3 mesi. E stiamo già là, 4 mesi, te, un anno, dai, proprio andà come le lumache, ma no, 40 anni. È impossibile. Eppure nel deserto ci sono stati per 40 anni. Ecco. È chiaro che c'era una mano divina. Allora, quando noi rivediamo, cioè, abbiamo fatto la confessione generale, i nostri peccati devono essere sepolti e non devono mai essere rievocati in maniera distorta e negativa, perché se uno non è buono a rievocarli in questo modo, è meglio che li lascia perdere che non ci pensa. Però a volte può essere utile dire: guarda un po', io che mi credevo di essere chissà chi, guarda che ho combinato in quella situazione, guarda che ho fatto, guarda che cosa sono stato capace di fare, basta che il nostro Signore, come dire, ha allontanato un pochino la sua mano da me e mi ha lasciato, dice: ecco, fai tu e guarda quanti guai che combini. Questo invece ci aiuta. Perché noi siamo nulla più il peccato, ma Gesù dice: senza di me non potete fare nulla, ma dice anche: chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi addirittura. E la nostra miseria, la nostra nullità e il nostro peccato, che poi, capite, il giudizio sul peccato spetta soltanto al Signore. Perché noi non possiamo sapere neanche di noi stessi, figuriamoci del prossimo, ecco perché Gesù dice: non giudicate, cioè non possiamo sapere tutti i fattori che hanno interagito, quanto siamo stati ingannati, quanto eravamo perfettamente consapevoli, quindi il tasso, diciamo così, di colpevolezza e di malizia della nostra volontà, cioè tutte quante le valutazioni soggettive che sono fondamentali in ordine alla gravità soggettiva del peccato, noi non possiamo farle. Certamente Dio non ama che siamo spietati nei confronti di noi stessi, perché la misericordia è usata anche come la pazienza è usata anche nei confronti di noi stessi.
Così la sana misericordia va usata anche nei confronti di noi stessi, cioè non mi do l'autoassoluzione, mi prendo tutte quante le responsabilità, però poi dico: Signore mio, questo è quello che è successo, lo affido, ti prego, perdonami, abbi misericordia, insomma. Può darsi anche che Gesù, su alcune cose che abbiamo fatto, dica al Padre: Guarda, Padre, perdonami perché non sapeva quello che stesse facendo. Ecco, la cosa, quindi la conoscenza di noi stessi va sempre unita a un profondo spirito di fede autentica. Quindi conoscere e disprezzare noi stessi e conoscere Lui, e confidando di poter tutto operare con l'aiuto mio. Dice: Ma non fattele tutti i colori e te pare che mo' il Signore mi dà fiducia? Ma c'è la parabola del figlio il prodigo, ma c'è l'esperienza di Maria Maddalena. D'accordo, che sono una delle più grandi, ma nel corso della storia della Chiesa c'è l'esperienza di un Sant'Agostino, c'è l'esperienza di un San Giovanni di Dio, un San Camillo dell'Ellis, insomma, sto dicendo soltanto alcuni nomi, diciamo, rinomati, insomma, tra i più grandi peccatori, c'è l'esperienza di Sant'Ignazio di Loyola, insomma, che certamente non era santo prima del famoso incidente militare, della ferita, insomma. San Francesco d'Assisi si buttava tanto fango addosso, ma sembra che non fosse proprio, insomma, sembra che fosse soltanto un adolescente spensierato, insomma, però anche un adolescente spensierato non è santo, insomma, no? Quindi, ecco, quindi. E ci sono state, per esempio, figure gigantesche di per esempio, la Beata Angela da Foligno, che è una delle più grandi mistiche, cioè mistiche vuol dire che il Signore gli ha fatto delle grazie del tutto straordinarie, ma lei scrive personalmente che sui primi, non mi ricordo se 30 o 37 anni di vita, è uno di questi due però i numeri, ecco, bisogna stendere un velo pietoso, e a quanto dicono i biografi, non è la frase da santo, perché tutti i santi, se tu li senti, chi lo sa che cosa hanno combinato, no? Luisa ha fatto la confessione di 7 ore con il nostro Signore, ma insomma Luisa certamente non è stata una grande peccatrice in senso stretto. Ma la frase della Beata Angela Foligno è la frase, non, come dire, che a noi suona come un'esagerazione del santo, no? Ma pare che fosse veramente una che ne ha fatte tutti i colori, cioè peccati gravi nella prima parte della sua esistenza. Le rivelazioni della Beata Angela da Foligno, è uscita un'edizione critica, cioè è considerata tra le più grandi mistiche mai esistite, non, proprio per l'altezza e per la grandezza delle rivelazioni ricevute. Capite? Cioè, quindi questo fa subito cadere. Dice: Ma come? Non bisogna essere puri come la Madonna per avere queste cose? No, non necessariamente, nel senso che se tu sei un'anima eretta che il Signore ti ha fatto passare per questa umiliazione, basta che poi a un certo punto ci metti punto, ti converti, cambi vita e inizi seriamente a servirlo, quindi senza titubanze, senza tentennamenti e senza tornare indietro, e Gesù quelle cose te le dà, perché poi le scelte e le lezioni sono fatti suoi, insomma, perdonate insomma l'espressione, noi non possiamo sindacarli e giudicarli, lui sceglie chi vuole. Sì, abbiamo l'esempio anche di San Paolo, no? Certo, San Paolo è uno dei classici casi in cui stava in buona fede, perché lui era a modo suo religiosissimo, era zelante, era fariseo, non nel senso brutto del termine, d'accordo? Quelli che s'atteggiavano da santo senza esserlo. Lui ci credeva, nel senso che lui agiva per amore a Yahweh, per amore al Signore, no? Ed ecco perché in quelle circostanze voi capite che anche il male operato è stato molto, molto, cioè, insomma. È stato testimone all'assassino di Santo Stefano, insomma, andava in giro come un folle, insomma, andando a interrompere le riunioni, armato, a arrestare i cristiani, insomma, fate queste cose, ecco, che sono delle cose oggettivamente brutte, però lui agiva per zelo. È certo che è uno zelo non opportuno, no? Ma lui era convintissimo di quello che stava facendo. Ci sono anche queste cose nell'agire umano, e anche questo però poi deve diventare col senno di poi un invito a andarci piano, a essere cauti, nel senso che non basta averci la buona intenzione, bisogna vedere se oltre alla buona intenzione quello che tu fai è veramente volontà di Dio. E quindi uno che ha avuto quell'esperienza poi si darà una bella calmata, insomma, no? Perché dovrà essere molto molto più cauto nelle sue cose, no?
Ecco, tutto questo però è qualcosa che avviene, ripeto, nel confronto personale dell'anima con Dio. Queste devono essere cose che entrano dentro la nostra preghiera, no? Dentro il nostro dialogo con Gesù, dove ripercorriamo, dove ne parliamo, dove le rivediamo al suo cospetto, anche per farci sanare, per farci guarire, da tutte quante le nostre forme malate, insomma, con cui ci rapportiamo alla nostra realtà, no? E poi felici di essere nulla più il peccato, d'accordo? Nulla più il peccato, io sarei dire, mettiamoci da parte nostra, perché questo è quello che vuole Gesù, quel poco di amore con cui sappiamo amarlo, ecco, questo è il regno della divina volontà. Diceva la Signora, c'è tutto questo, però io ti amo, come gli disse San Pietro, dopo la bella figura che aveva fatto la notte del Giovedì Santo, poi Gesù ce l'ha. Glielo ricorda delicatamente a modo suo, mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu. La terza volta San Pietro capisce, perché insomma era irruento, ma tanto sciocco, no? Capisce, dice questo, me l'ha chiesto 3 volte, perché Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo, ti amo con la mia fragilità, con la mia miseria, che è capace pure per paura di andare a spergiurare che non ti avevo mai visto e conosciuto, dando un dolore a Gesù. Ma questo San Pietro se l'è tenuto per tutta la vita, eh. D'accordo? E forse questa esperienza, certamente non voluta direttamente dalla divina volontà, d'accordo? Però permessa, forse ha fatto più bene questo a San Pietro che tutto il resto che ha vissuto. Ecco, perché non si sarà mai permesso di giudicare nessuno, uno che ha fatto, e guai a lui se l'ha fatto, insomma, dopo quello che era successo. Ecco, è fondamentale, perdoniamoci se. Invece, trarre esperienza dalle nostre negative e ricordarle sotto questo punto di vista, quindi non la depressione, non lo scoraggiamento. Però, quando il Salmo 50 dice: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, riconosco la mia colpa, mi sta sempre dinanzi a ricordarmi chi sono e quello di cui sono capace se faccio lo sciocco, insomma, se lascio la mano di Gesù, sempre San Pietro, no? Camminava sulle acque, appena guarda se stesso, affonda. Quindi sono cose molto importanti queste, molto profonde, perché Dio non dà nulla, a chi non sta sprofondato nella valle santa del proprio nulla, la valle santissima, che è la valle dell'umiltà. E appunto, come accennavo, abbiamo meditato anche sulla seconda parte del capitolo, no? Il sacerdote che cercava, Gesù gli dice: bene, proprio dell'umiltà che tu cerchi due, tre dotti e santi e buoni. Attenzione, quindi, anche quando andiamo a cercare qualche sacerdote per parlare di cose delicate. Gesù non dice vai a parlare con i primi tre che capitano. Voi sapete che i sacerdoti non dobbiamo giudicarli mai, non dobbiamo parlarne male mai, per nessun motivo e con nessuno. Ripeto, eh? Quindi, quando vediamo qualcosa che non va, si prega e se sei capace, sacrificati per la sua conversione e basta. Però è evidente che se io vedo un prete oggettivamente, poi non lo giudico nelle intenzioni, che non mi dà l'impressione di essere buono, santo oppure dotto, cioè che lo vedo proprio ignorante, d'accordo? Io non posso andare a parlare di cose delicate, importanti, profonde con lui. Il prete dice: ma tanto è un prete, la grazia di Stato sappiamo che c'è. Però non è la stessa cosa un santo prete con un santo, perché un santo prete è pieno di grazia di Dio, se è santo e se è buono, e uno che è dotto, non è la stessa cosa di uno che non è dotto, perché se alcune cose non le sai, non le sai, la scienza infusa ce l'avevano Adamo ed Eva, speriamo di riottenere nel regno della divina volontà, ma fino a quando non arriva quel regno la scienza infusa non c'è, c'è la scienza acquisita, e se tu alcune cose non le sai, non può un cieco guidare un altro cieco, dice Gesù nel Vangelo, perché cadono tutti e due dentro la buca, dentro il fosso. Quindi attenzione anche a quando. Quindi gli dice: trovati due o tre buoni, dotti e santi sacerdoti per avere un confronto. Ecco, questo sì, è anche lume per fare ciò che io voglio nelle cose da farsi. Il loro consiglio, la loro. E basta però. Però non andare a cercare in giro un consenso universale, primo perché non ce l'avrai,
Secondo, perché non è proprio delle cose, le cose di Dio non hanno un consenso universale, hanno dei contrasti. Ecco. E terzo, perché non ti devi preoccupare che ci sia che il consenso di tutti, ma che ci sia il consenso mio, non quello degli altri. Che è poi la frase con cui Gesù riprende ed esorta Luisa. Non preoccuparti del pro e del contro delle creature, non te ne curare, lasciale pensare come vogliono, senza prenderti il minimo fastidio, tu opera in maniera retta e semplice, al mio cospetto. D'accordo? Quindi queste cose dobbiamo assolutamente anche qui, vedete, tenerle presente, nel senso che se io anche attraverso il consiglio con persone sagge, prudenti e sante, addivengo alla conclusione che una certa cosa è divina volontà, tipo per esempio quelle che a suo tempo stava vivendo Luisa, vado avanti anche se dovessi incontrare disapprovazioni, contrasti, opposizioni, critiche o robe del genere. Il problema è soltanto capire quello che pensa Dio, cioè, perché se Dio è l'autore della critica, non se ne fa più niente, cioè se quella cosa non funziona ai suoi occhi, non se ne fa più niente, ma neanche se tutti la vogliono. Ma se quella cosa Dio la vuole e tutti ne pensano male, quella cosa si continua a fare come prima e meglio di prima. Ecco, chiediamo in questo momento di silenzio al termine della meditazione, che chiaramente poi queste meditazioni vanno tutte quante pregate, eh? Pregate soprattutto davanti al Santissimo Sacramento. Una meditazione non è come una lettura, quindi semplicemente un ascolto e poi finisce con la benedizione, buonanotte. Questo deve diventare oggetto del nostro dialogo con Gesù, della nostra preghiera profonda, intima, personale, magari non nello stesso momento in cui uno l'ascolta, magari in un altro momento, portandosela dietro quando uno si trova davanti al Santissimo Sacramento, se le circostanze di tempo non lo consentono. Ma questa è la meditazione, eh? Quindi la meditazione non è semplicemente l'ascolto di una predica o di una catechesi, in punto termine, nel dialogo, negli affetti, nella lode, nella supplica, nel proposito e in tutte quante le cose che i maestri di spirito ci hanno consegnato. Bene, Divina Maria, tu sei la maestra dell'imparare a vivere sotto gli occhi di Dio solo, rendendo conto a Lui di tutto quello che pensiamo, diciamo, facciamo e tutto compiendo in perfetta consonanza d'unione con la Divina Volontà nel sacrario interno del nostro cuore. Se non si innesca questo stile di vita, a mio modestissimo parere, che il regno della Divina Volontà possiamo tranquillamente dimenticarcelo. Perché come Gesù dice nel Vangelo, il regno di Dio è dentro di voi ed è tutto interiore. La tua grandezza era questa, ecco, e anche la tua capacità di, tra l'altro, celare dentro le, neanche apparenze, ma dentro le circostanze di una vita ordinaria, sia tutto il soprannaturale di cui eri circondata, sia anche il continuo stare in contatto con Dio che mai perdevi, anche quando eri tra la gente, con le creature. Prendici per mano e conducici ad una vita in questo modo mariana, identica alla tua, capace di essere continuamente in dialogo e in confronto d'amore con Dio solo, o per le anime tanto te devote.
con te, che sei la sua esternazione materna ed umana del suo divin volere. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.